Veronica Gentili è tornata ieri sera, domenica 13 ottobre, a condurre Le Iene dopo l'assenza nelle ultime due puntate per la morte del padre. Max Angioni le ha riservato un'accoglienza piena d'affetto, accompagnato da un lungo applauso del pubblico, bentornata alla nostra conduttrice numero 1. Gentili, commossa, ha abbracciato il suo collega e poi ha preso la parola. Grazie, grazie a tutti. Voglio ringraziare Le Iene, questa seconda casa e questa seconda famiglia per la vicinanza di questo periodo e voglio ringraziare tutte le persone che mi sono state accanto, senza le quali non ce l'avrei fatta. Infine la dedica per il padre, con la voce rotta. Voglio dedicare questa puntata al mio papà, che avrebbe voluto che stasera fossi qui e grazie al quale sono quella che sono. Il malore durante le prove. Due settimane fa Veronica Gentili era tornata a Roma per un serio problema di salute di suo padre, saltando una puntata delle Iene. La conduttrice era poi rientrata a Milano, ma la seconda telefonata ricevuta l'ha avvisata della sua morte, come ha raccontato Max Angioni domenica scorsa. Anche stasera ci vedrete da soli, Veronica Gentili non può essere con noi. La scorsa settimana era dovuta tornare d'urgenza a Roma e ora ve lo possiamo dire. Era tornata dal suo papà che aveva avuto un serio problema di salute, durato tutta la settimana. Sembrava ci fosse una speranza, invece poche ore fa, mentre eravamo in prova, Veronica è stata chiamata perché il suo papà, Giuseppe, è venuto a mancare.